Buongiorno, buonasera Softgunner, dipende da quando stai guardando questo video. Io sono Supernova e oggi parliamo di questa nuova serie chiamata Setup Zone. Ma che è sta roba? In sintesi è una serie di interviste che effettuiamo nei campi con lo scopo di far conoscere diversi tipi di setup, preferenze e perché no, darvi la possibilità di salutare qualcuno su YouTube. Praticamente, principalmente, sono delle domande riguardanti sia all'abbigliamento che alla SG. Una cosa discretamente importante, almeno per voi, è che mi raccomando che se vi piace questo setup, condividete il video, in modo tale che riceva più like. Perché fare tutto ciò? È molto semplice, perché il video che totalizza più like nell'arco di un mese dalla data di pubblicazione vincerà un premio speciale dedicato interamente al vincitore. Che cos'è? Lo vedrete in seguito, ma adesso andiamo a vedere il nostro candidato. Nickname: poliziotto. Età: 16 anni. Da quant'è che giochi? 3 annetti. In quale squadra giochi? Per ora non ho una squadra fissa perché prima giocavo con i legionari romani, però dopo diciamo non mi sono più trovato bene, allora sto cercando una nuova zona di gioco. Descrivici il tuo setup. Al contrario della mia arma primaria, credo che sia abbastanza leggero. C'è il minimo indispensabile per utilizzare questo setup in tutti gli ambienti. Un 6094 TAN con messe esclusivamente tasche verdi, 3 caricatori, MAP di dietro con sacca idrica, gas, pallini, eccetera. Poi ho un Combat Application Tourniquet a scopo esclusivamente di estetica. Poi ho la radio insieme al Bowman, elmetto sempre scopo esclusivamente estetico, un tempo ci tenevo la GoPro. Poi ho un cinturone con fondina per TIG P226, tasca porta caricatori elastica, tasca per i caricatori esausti, e questo qui è una piccola tasca dove di solito ci metto qualcosa da mangiare, per ora è vuota. E poi insomma mimetica, scarponi e altre cose secondarie. Perché questa colorazione? Mi ero stancato delle solite mimetiche, volevo tornare a qualcosa di più classico. In effetti questa colorazione veniva utilizzata anche dall'esercito italiano non pochi anni fa. Per quale ruolo e che tipo di campo è strutturato questo setup? Lo potrei utilizzare un po' per tutti i campi, dal boschivo all'urbano al CQB. Ovviamente qualche cosa andrà tolta o andrà messa, ma principalmente è per le zone aperte, perché preferisco fare il mio ruolo principale, ovvero il fuciliere. Quanto hai speso per il tuo setup? Più o meno 2000 euro, forse. Pro e contro? Pro, nonostante questi 2000 euro e di equipaggiamento che non è il top del top, sono riuscito a trovare tutte quante cose con cui mi ci trovo bene e con cui riesco a giocare tranquillamente. Contro, no, non ho nessun contro per ora. C'è qualcosa che cambieresti o che vorresti aggiungere? Sì, vorrei prendere una mimetica un po' più seria e una cinghia imbottita. Consiglieresti questo setup a qualcuno? Sì, principalmente a non gherlini, soprattutto per il fatto di dover portare una minimi appresso, ma per gente un pochettino più strutturata, una struttura media, ecco. Perché il pubblico dovrebbe scegliere te? A differenza di come mi comporto solitamente, sono uno che a cui piace uscire dalle situazioni difficili e fa molta copertura. Saluta qualcuno. Ciao mamma, ciao papà, ciao Francesca dall'America. Basta.